Buongiorno a tutti, mi è stato dato l'incarico di introdurre l'argomento alcol e con piacere oggi affronto questo argomento da un punto di vista epidemiologico e da un punto di vista anche di impatto che ha l'alcol in Italia. Come ho avuto modo di scrivere anche nel primo numero dell'Italian Journal of Addiction, l'alcol è una molecola particolarmente impattante oggi come oggi, non soltanto in Italia, in Europa, ma nel mondo. Probabilmente si può sicuramente affermare, anzi, che l'alcol rappresenta effettivamente la nuova addiction, è una di quelle sostanze che è trasversale a tutti i tipi di dipendenza. Oggi come oggi che i giovani seguono particolari culture, particolari modelli, hanno anche una particolare predisposizione alla poliassunzione, come vedremo nel dettaglio, ma è anche una nuova addiction in quanto nello spostamento delle dipendenze da un oggetto che era la sostanza a quello che invece è un comportamento, come ad esempio il gambling, come potrebbe essere la lotteria online o i gratta e vinci, l'alcol è strettamente collegato in gran parte delle situazioni a questo tipo di assunzione di sostanza come sostanza facilitante, favorente. L'alcol è una priorità in Italia, noi ce lo siamo posti già da anni questo interrogativo e come Istituto Superiore di Sanità, attraverso le collaborazioni internazionali insieme al CDC di Atlanta, abbiamo realizzato un modello attraverso il SIVEAS finanziato dal Ministero della Salute per cercare di capire, di intendere se l'alcol effettivamente è una rappresentazione, diciamo, maggiormente impattante sulla popolazione italiana rispetto a tutti i fattori di rischio. È chiaro che bisogna partire dai dati, dati consolidati, dati ufficiali e formali, ovviamente in cui ci siano routinariamente delle informazioni da fornire, sono quelli quindi della relazione al Parlamento, le nostre elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale Alcol del CNESPS per la relazione al Parlamento, per lo stato sanitario del paese, per la stessa relazione sulle dipendenze in Parlamento, prodotte anche a livello internazionale. Diciamo che assumendo che esistano dei dati relativi alla popolazione in generale, come ad esempio quelli dell'Istat e anche quelli della mortalità e anche e soprattutto quelli del PASSI che seguiamo come Istituto Superiore di Sanità, abbiamo preso in considerazione i più importanti fattori di rischio per cercare di valutare l'impatto di questi diciamo, sullo stato di salute della popolazione. Cercare di fare quindi una prioritizzazione. Abbiamo pubblicato sull'International Journal of Public Health, quindi questo, diciamo, risultato di questo modello, che partiva da un presupposto. Se noi andiamo ad indagare tutte le dimensioni che da un punto di vista pratico poi interessano, quindi la prevalenza, l'incidenza, i trend nel tempo, la mortalità, tutto quello che si può fare per prevenire e soprattutto i costi, noi forniamo delle dimensioni isolate. Molto più importante è però vedere se queste dimensioni, una volta entrate in relazione tra di loro, possano operare per consentirci di predire qual è l'impatto di un singolo fattore di rischio. Ed è quello che abbiamo fatto appunto prendendo tutte queste dimensioni con indicatori specifici, relativi non soltanto all'alcol, ma ad altri 15 fattori di rischio che sono estremamente diffusi, ma anche nelle metodiche, diciamo, di screening e di prevenzione, e in buona sostanza abbiamo esaminato, questo è, diciamo, l'alcol in quanto tale, per tutte le regioni. Come possiamo vedere se guardiamo la prevalenza, questo score che esce fuori, quindi il ranking, una graduatoria che possiamo fare di priorità, da un punto di vista di prevalenza ovviamente ha un'estrema variabilità, con una maggiore concentrazione magari nel nord, nel nord-est dell'Italia piuttosto che in altre parti d'Italia. Però vediamo che varia dall'ottavo al quattordicesimo posto. Quando guardiamo invece delle tendenze temporali, vediamo che già incomincia a esserci una maggiore omogeneità. Le disuguaglianze, ovvero sia lo stato socio-economico, lo stato di scolarità, ovviamente cercano anche di ridurre quella che può essere la variabilità tra le regioni e quindi cerca anche, e si vede in questa maniera, di rendere un po' più omogeneo quello che è l'impatto nelle singole regioni del fattore alcol. Di sicuro la morte, come diceva Totò, è una livella e la morte praticamente
cerca di livellare queste disparità. Da un punto di vista di mortalità alcol correlata, come si può vedere, in termini di ranking e di graduatorie, l'alcol risulta compreso tra il quarto e il sesto posto tra tutti i fattori di rischio importanti. A questo punto abbiamo preso queste, diciamo, queste dimensioni messe insieme in un modello, lasciate operare insieme, e alla fine il modello aggiustato che esce fuori da questa, diciamo, impostazione condivisa appunto con il CDC d'Atlanta e già adottata dal governo brasiliano e in alcuni stati degli Stati Uniti, ci dimostra che come priorità l'alcol rappresenta qualcosa che va dal quinto al settimo posto nella scala delle priorità di implementazione. Abbiamo cercato di modificare anche il modello, ma quello che abbiamo pubblicato è che il modello è abbastanza consolidato in tutte le sue variazioni. E abbiamo quindi fornito una tabella che si cercherà di aggiornare volta per volta, anche per dare nelle mani dei policy makers un ulteriore strumento di valutazione che possa consentire di identificare in tempi di risorse finite quelle che effettivamente sono le priorità da finanziare in termini di prevenzione, perché di prevenzione noi parliamo. Perché la prevenzione sull'alcol? Perché l'alcol non è un bene ordinario. L'alcol è una molecola tossica, una molecola cancerogena, è una sostanza psicotropa, quindi che agisce sul cervello ed è parte della soluzione e parte del problema, come sappiamo perfettamente, nella cercare di avere una maggiore capacità di interagire con il discorso appunto dei nuovi modelli del bere, delle nuove tendenze del bere, che sono delle tendenze sicuramente a maggior rischio che in passato. Ma quello che non molto spesso viene sottolineato è che l'alcol è un calorico e che l'alcol è un antinutriente. L'alcol non è un cibo, l'alcol non è un alimento, l'alcol è qualcosa che non fa parte della, diciamo, della catena alimentare nel senso vero e proprio. Può essere abbinato, come succede nella cultura mediterranea, entrare nel normale rapporto alimentare, ma mai nutrizionale, perché l'alcol, ad esempio, può portare al contrario quella che può essere uno scarso assorbimento di vitamine, come ad esempio i folati. Quindi, quando noi parliamo di alcol, non bisogna semplificare. L'alcol è una sostanza, appunto, che noi consumiamo, che l'uomo, le donne, i ragazzi, gli anziani consumano per le sensazioni di piacere legate al bere, ovviamente, e soprattutto per quella particolare tendenza che esiste a provare, a voler ricercare ancora una volta quel piacere, salvo perdere in alcune circostanze il controllo su quel meccanismo che è il meccanismo di gratificazione, di appunto di rewarding, che poi può portare ad una perdita di controllo, può portare a una particolare incapacità di razionalizzare il proprio comportamento, abbassare il rischio e quindi può condurre anche a quei fenomeni che sono tipicamente riconosciuti come fenomeni di intossicazione alcolica, perché l'alcol, ripetiamo, è un tossico. L'intossicazione che quando arriva al suo grado estremo può portare sino al coma etilico. C'è una diretta relazione tra quantità consumate e il rischio che si va appunto a correre ed è diversa per maschi e per femmine. Fino a qualche anno fa noi dicevamo e calcolavamo, fino a pochi anni fa, 5-6 anni fa, calcolavamo il rischio relativo alle diverse patologie sulla base di 60 patologie riconosciute. Però già dall'epoca sapevamo che maggiore è la quantità consumata, maggiore è il rischio relativo rispetto al quale sia gli uomini che le donne vanno incontro. Le donne più sensibili in quanto non dotate da madre natura della stessa capacità di metabolizzare l'alcol, così come dovrebbe essere quella per l'uomo. E in ogni caso è una capacità sempre molto limitata, perché il nostro fegato riesce a consumare non più di 6 grammi di alcol all'ora. In un bicchiere in media ne troviamo 12, quindi significa che in quell'ora in cui il fegato è impegnato a consumare i 6 grammi di alcol, gli altri 6 circolano liberamente, immodificati, avendo un'azione di detergenza soprattutto sulle membrane cellulari. E le membrane più ricche in grassi, e guarda caso, le membrane più ricche in grassi sono quelle del cervello. Parlare quindi del danno alcol correlato
significa rivolgerci soltanto alle oltre 200 patologie che oggi come oggi vengono riconosciute e vengono calcolate anche nel Global Burden of Disease dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma significa anche parlare del rischio di danno e di interferenza su un regolare sviluppo di quello che è l'organo di eccellenza, il cervello. E questo fin dalla vita prenatale, come ben noto, rischio di sindrome fetoalcolica alla nascita, e fino all'adolescenza, dove si attuano dei meccanismi per i quali si riesce ad arrivare poi in età adulta ad un cervello maturo. La maturazione del cervello è estremamente importante per cercare di capire anche quelli che sono i divieti che oggi come oggi sono applicati a livello diciamo di tutte le nazioni. Negli Stati Uniti è 21 anni il divieto di vendita e somministrazione, in Italia di recente è dei 18, perché tiene conto del fatto che il cervello, che è talmente sensibile all'alcol da poterne subire dei danneggiamenti, si sviluppa nel corso dell'intero periodo che va dalla vita appunto postnatale, immediatamente nel neonato, fino ad arrivare poi intorno ai 21 anni, alla maturazione appunto della materia grigia. L'alcol nuoce al cervello, questo ormai è dimostrato, quindi più che parlare di cirrosi ai giovani bisognerebbe parlare dei danni immediati che ad esempio il binge drinking, il bere per ubriacarsi, comporta. E bere alcolici sotto i 18 anni produce sempre un danno. Ed è un danno che oramai è stato repertato da più gruppi internazionali di ricerca ed è oramai diciamo fotografabile attraverso le tecniche che noi abbiamo. Nella maturazione del cervello si vanno a realizzare quelle modifiche funzionali estremamente importanti che spostano il ragionamento e il comportamento di un individuo da una fase emozionale a una fase razionale. Per cui in questa maturazione sono anche le sinapsi che a livello cerebrale si vengono a realizzare soprattutto con la parte frontale e che ci danno quella caratteristica dell'uomo o della donna adulta. Bere o consumare sostanze nel periodo particolare che va dall'adolescenza fino ai 21 anni significa cristallizzare, interferire questa modalità di normale evoluzione, regolare sviluppo del cervello e bloccare la persona in una capacità di suo ragionamento che non è più quello di un adulto ma che rimane quello molto impulsivo e magari anche certe volte caratteriale di un individuo che sotto l'azione delle sostanze invece si manifesta in maniera comportamentale sicuramente inappropriata per l'età che ha. E questo lo vediamo nelle risonanze magnetiche dei ragazzi che fanno binge drinking, dove bastano già 2-3 mesi per vedere l'ippocampo ridursi in volume e ridursi soprattutto anche nella capacità, come si può vedere attraverso questa diapositiva, di memorizzare e di orientarsi, perché l'ippocampo è l'organismo, diciamo l'organulo all'interno del cervello che serve per l'orientamento visuospaziale, per memorizzare. Quindi si tratta di ragazzi che perdono un'importante capacità che è quella di memorizzare e di orientarsi. E questo lo si rileva anche nelle neuroimaging funzionali, dove si vedono delle aree di memoria accese nel soggetto che è normalmente diciamo non beve, si astiene oppure beve poco, rispetto invece a chi fa binge drinking, beve per ubriacarsi, e in quel caso le aree di memoria nell'esercizio attivo di memorizzare qualcosa sono completamente spente. Ora è chiaro che esiste un danno personale, questo ne abbiamo parlato, è un danno prodotto dall'alcol sul bevitore perché l'alcol agisce direttamente sull'organismo, ma esiste anche un danno arrecato a terzi. E non molti riflettono sul fatto che invece l'alcol è uno dei più importanti determinanti di malattia, di disabilità e di mortalità prematura. È il secondo fattore più importante per anni di vita persi in Europa. Sarebbe il terzo nel mondo. Ma l'Europa è il luogo in cui si consuma più alcol rispetto a tutto il contesto appunto internazionale, per cui i risultati sono che oggi come oggi noi perdiamo milioni di anni di vita persi, perdiamo veramente una capacità, perdiamo una risorsa in virtù di un comportamento che necessita di essere interpretato al meglio. Quando andiamo a vedere quali sono le classi di età più colpite dall'impatto dell'alcol, possiamo vedere che in Europa sono soprattutto le età più produttive, tra i 25 e i 59 anni, e questo ci deve far pensare ancora di più su quelli che possono essere gli orientamenti di policy di prevenzione.
Il costo è elevatissimo, parliamo praticamente di 156 miliardi di euro in Europa, nell'Unione Europea. Sono dei costi che non diminuiscono, che anzi sono destinati a salire, anche in funzione dell'impatto che ha sul comportamento legato magari alla criminalità agita sotto l'influsso dell'alcol, o all'assenteismo, o ancora peggio, al presenteismo, persone che si recano sul posto di lavoro e quindi possono essere in una condizione di intossicazione alcolica, soprattutto pericolosi non solo per se stessi ma per l'incolumità a terzi. E il danno alla salute è oramai appurato. Lancet già da anni ci dice che l'alcol è la quinta tra tutte le sostanze legali ed illegali ad avere il maggior impatto sullo stato di salute di un individuo. Ma quello su quale bisogna riflettere è che l'alcol è la prima sostanza invece tra tutte le droghe che impatta sulla società. In termini di danno sociale, l'alcol, come si può vedere della prima colonnina, è quella che ha il maggior impatto, perché chiaramente interferisce con quelle che sono le relazioni umane. Parliamo di maltrattamento ai minori, maltrattamenti in famiglia, maltrattamenti sulle donne, parliamo di appunto assenteismo, di perdita di lavoro, parliamo di incidentalità stradale, di divorzi, separazioni e quant'altro. Sono tutti fattori che hanno una tangibilità, che possono essere monetizzate e che pagano un costo elevato, non solo per quello che è la sofferenza che è legata a questi fenomeni, ma anche perché è la società che paga questi danni, questi costi, e nessun altro. Quando andiamo a parlare del danno massimo, ovvero sia della mortalità alcol correlata, abbiamo realizzato insieme a Jürgen Rehm il sistema di indicatori che segue il monitoraggio appunto alcol correlato, vediamo e siamo consapevoli che nel corso della vita, lifetime, maggiore il consumo e maggiore il rischio. È un rischio poi cumulato chiaramente, che aumenta nel tempo, perché chiaramente maggiore l'esposizione nel tempo e maggiore ovviamente è il rischio rispetto al quale noi andremo a misurare l'outcome finale. E l'outcome finale, nel significato reale del rischio, significa che, volendo cercare di essere semplici, come hanno cercato di fare alcuni ricercatori, bere un bicchiere di qualsiasi bevanda alcolica, in Italia probabilmente sarebbe il vino, significa praticamente adottare un rischio di morte di 1 a 100 con un bicchiere. È un rischio che aumenta di 14 volte quando si arriva a consumare un'intera bottiglia di 750 ml. Calcoliamo, abbiamo prodotto in relazione al Parlamento una stima di 20.000 morti l'anno a causa dell'alcol. Patologie completamente e parzialmente attribuibili all'alcol. Sono delle stime per difetto in ogni caso. Chiaramente è una mortalità diciamo prevalente nel sesso maschile, in quanto i maschi consumano sicuramente di più in termini di bevande alcoliche, e il concetto che emerge molto chiaro dalla letteratura scientifica è che non esistono livelli sicuri di consumo alcolico. Bisogna avere in mente che il concetto di moderazione deve essere veramente accuratamente comunicato, perché parliamo di meno di un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica al giorno in media nella popolazione, con severe distinzioni tra i sessi e con una accurata distinzione anche per quanto riguarda l'età. Quelle che vedete qui rappresentate sono delle curve che stanno ad identificare che l'aumentare del consumo aumenta il rischio relativo. Quelle patologie che vedete qui rappresentate sono solo ed esclusivamente cancri. Sono tumori dell'apparato digerente, ma anche il cancro della mammella, che era qualcosa di cui non si sapeva fino a qualche anno fa. Oggi sappiamo che incrementato un bicchiere di bevanda alcolica al giorno nelle donne incrementa un rischio relativo del 5% di cancro alla mammella. Se le quantità arrivano appunto a due bicchieri, questo rischio relativo aumenta del 25%. Quindi, e sono delle informazioni estremamente importanti che noi abbiamo ritenuto anche andare a calcolare in ambito di relazione al Parlamento, e abbiamo fornito questi dati che ci stanno ad individuare come i morti per gran parte dei tumori a livello, diciamo, gastrointestinale, che è notoriamente quello più a contatto attraverso l'intake alcolico con l'azione diretta nociva dell'alcol, sia per i maschi che per le femmine, si assomma circa al 4,4% e il 2,5% per i due sessi, maschi e femmini, per neoplasie maligne. Per quelli benigni è il doppio.
Analogamente, i ricercatori hanno calcolato che in Europa ogni anno il consumo medio di 20 grammi al giorno, di 30 grammi al giorno di alcol, provochi ogni anno 121.000 nuovi casi di cancro. Ed è un nuovo motivo di allarme che ha stimolato anche da parte nostra la produzione di dati specifici che sono stati pubblicati sul sito di Epicentro con un mio contributo personale che è facilmente reperibile sul sito dell'Istituto. Molti parlano di benefici, in effetti i benefici ci possono essere, però bisogna fare un ragionamento su questo. Quando noi andiamo a vedere la letteratura internazionale bisogna calcolare un po' di situazioni, ad esempio quella dell'età. È stato verificato, un dato di British Medical Journal già di parecchi anni fa, che al di sotto dei 35 anni la quantità di alcol che minimizza il rischio di mortalità è pari a zero. Le quantità che minimizzano la mortalità rispetto ad un'età un pochettino più avanzata, parliamo appunto di anziani, quindi di oltre 65 anni, dovrebbe attestarsi intorno ai 4 grammi di alcol, cioè un terzo di un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica per le donne, praticamente nulla, e all'incirca 11 grammi, un bicchiere per quanto riguarda i maschi. Quindi non è possibile generalizzare ed è il motivo per il quale non è possibile neanche suggerire quello che può essere invece il consumo moderato, perché come abbiamo detto non esistono livelli sicuri in funzione di una variabilità individuale che è estremamente variabile, condizioni, circostanze, assunzioni di farmaci, patologie esistenti, stomaco vuoto, stomaco pieno, insomma sono talmente tante le variabili che qualsiasi professionista della salute dovrebbe valutare caso per caso quando una persona può assumere bevande alcoliche e quando invece è assolutamente sconsigliabile. La curva che vedete qui rappresentata è la classica curva U-shaped che si riferiva ad un, e si riferisce ancora ad oggi, ad un fenomeno noto come il fenomeno del paradosso, cioè in buona sostanza coloro che consumano quantità moderate di alcol, qualsiasi bevanda alcolica, perché è dimostrato che non esiste una bevanda alcolica in particolare ad fare questo tipo di effetto sull'organismo, ha un rischio relativo inferiore di mortalità cardiocoronarica rispetto a chi invece si astiene. Nel tempo queste curve sono state modificate perché gli studi hanno dimostrato che nella parte diciamo oramai ventennale di riferimento la categoria di riferimento della popolazione di riferimento era caratterizzata da soggetti non astenti per scelta ma magari astinenti perché esposti ad alcune patologie, quindi c'era una motivazione per il quale avevano interrotto le bevande alcoliche, ma varie altre argomentazioni, comunque l'affinamento delle metodiche che sono state messe a disposizione hanno dimostrato che in ogni caso questo fenomeno esiste non solo per le patologie cardiovascolari, ma solo per la cardiocoronarica chiaramente, non per altre patologie cardiovascolari. Noi abbiamo calcolato che su 20.000 decessi l'anno abbiamo un vantaggio, diciamo, di recupero di circa 7.000 morti l'anno, ma i 20.000 decessi che noi calcoliamo sono al netto di questi vantaggi. Quindi si può dire che in buona sostanza l'alcol produce più svantaggi che vantaggi da un punto di vista di mortalità nella popolazione non solo italiana ma a livello mondiale. Quindi bere sicuramente non è per la salute, non bisogna far passare il messaggio che una persona debba consumare bevande alcoliche e essere spinto a farlo soltanto perché si vuole giovare ad una patologia. Molto più oggettivamente si può dire che se in un bicchiere c'è una parte o diciamo di protezione tra virgolette per un rischio, ne esiste il rischio per altre 200 condizioni. Questo significa trasferire quello che può servire come consenso e soprattutto per favorire delle scelte informate a una persona che decide di bere. E sono delle informazioni anche in forma molto banale che abbiamo cercato di trasferire anche nelle scuole elementari con il progetto Elementare Meno Troppo, finanziato appunto dal Dipartimento delle Politiche Antidroga insieme al MOIGE, e dove abbiamo praticamente dato le fondamenta, cioè in buona sostanza esiste un'equivalenza tra tutte le bevande alcoliche. Sulla base delle quantità che sono presenti in ciascuna di quelle singole unità standard, i 300-300 cc di birra che equivalgono ai 125 ml di vino, è un concetto importante perché molti soggetti pensano e dicono ma io non bevo superalcolici. Anche il superalcolico, il 40 ml a 36 gradi, ha sempre 12 grammi di alcol. Quindi è la quantità di alcol che si consuma, non è né la bevanda
né tutte le varie macchinazioni, tipo coloro che diluiscono metà bicchiere con dell'acqua. La concentrazione di alcol è sempre lì, non è che diluendolo si diminuisce la quantità di alcol che si è versata nel bicchiere. E questo è un concetto importante, perché ci consente di arrivare anche a quelle che sono le definizioni internazionali di consumo rischioso, che è quella quantità di consumo che espone, in caso di persistenza di quell'abitudine, ad un rischio l'organismo, dannoso, dove il medico va a repertare appunto il danno nel consumatore a rischio, e l'alcol dipendenza, che invece secondo l'ICD-10 e secondo anche l'esperienza clinica è quella, quella sindrome fatta di tanti fattori, rispetto ai quali il più importante è la compulsività, la necessità di andare a ricercare e consumare l'alcol in un qualsiasi momento della giornata, una vera e propria dipendenza. E diciamo che le linee guida da questo punto di vista ci aiutano a capire che nel tempo si modifica un po' quello che è l'impostazione di raccomandabilità. Non esiste una quantità da raccomandare, esistono dei livelli al di sotto dei quali si registra un rischio minore, ma non l'assenza del rischio. Oggi come oggi le evidenze scientifiche ci dicono che una donna in buona salute non deve consumare più di una bevanda alcolica al giorno, 12 grammi appunto l'unità standard. Un uomo che decide e sceglie di consumare non più di 2, ribassando quindi i limiti che già esistenti delle linee guida nutrizionali, che oramai risalgono al 2003, ma che verranno riapprovate quest'anno nel 2013 come nuovi LARNA. Soprattutto innalzando l'età minima, non solo legale, che vieta la vendita e somministrazione ai minori di anni 18, ma per i motivi che ho detto, appunto di sviluppo cerebrale e di impatto sul giovane, innalzare a 18 anni l'età al di sotto del quale è sconsigliabile consumare bevande alcoliche. Una particolare raccomandazione è anche per gli anziani, per gli ultra 65 anni, che perdono la capacità di consumare, di metabolizzare l'alcol, e quindi ritornano un po' adolescenti. Da questo punto di vista bisognerebbe suggerire loro di non superare i 12 grammi di alcol. I consumatori a rischio in Italia sono tanti, sono circa 9 milioni, con una prevalenza soprattutto nelle fasce degli anziani, che non sanno appunto che non possono consumare più di una bevanda alcolica al giorno. E tanto è vero che si rifugiano anche, oggi come oggi, per motivi di crisi nell'happy hours. È un fatto risaputo che, a fronte della estrema convenienza della promozione delle bevande alcoliche, esiste questo fenomeno, che è un fenomeno tutt'altro che allegro. Ed è un fenomeno che chiaramente deve far riflettere sulla capacità che abbiamo noi di trasferire informazioni valide e corrette anche alla popolazione anziana, anche in funzione dell'invecchiamento della popolazione, e che ci dice che l'anziano sicuramente diventa più vulnerabile all'alcol, e che necessita di strategie, di policy europee, che noi stessi nel report alla Commissione europea abbiamo sottolineato come una oggettiva obiettivo negletto da tutte le policy a livello di Stato membro. Anche l'organismo che si occupa di tossicodipendenze a livello europeo sottolinea il fatto di fare attenzione e soprattutto di pensare ad una riorganizzazione dei modelli che possono essere sottesi alla cura e alla riabilitazione degli anziani per quanto riguarda l'uso di droghe, ma anche di alcol. È un fenomeno che chiaramente ha una sua base nella carenza di informazione, che si basa anche su evidenze tipo quella del resveratrolo, degli antiossidanti che possono ridurre la capacità quindi di andare incontro ad una patologia. Le quantità contenute di resveratrolo in unità alcolica sono veramente basse, bisognerebbe consumare 100 bicchieri di bevanda alcolica per poter arrivare alla quantità utile di sostanza attiva, di molecola quindi che agisce attraverso, anche perché non c'è plausibilità biologica, è stato dimostrato che molti antiossidanti non vengono assolutamente assorbiti quando veicolati dall'alcol, e un bicchiere di questo tipo chiaramente è sconsigliabile, 100 ancora di meno. I danni chiaramente sono estremamente numerosi, partiamo dall'intossicazione alcolica nei giovani fino a quella che può essere la cirrosi epatica negli anziani, con un trend nel tempo dei consumatori a rischio che non si dimostra molto recettivo rispetto a quelle che sono gli interventi di prevenzione. Su questo bisognerà riflettere, perché se è vero che abbiamo dei consumatori a rischio, è vero anche che abbiamo degli intossicati, dei binge drinkers che bevono per
appunto raggiungere un certo stato e che quindi si rivolgono ovviamente, soprattutto i giovani, dove vediamo essere presenti la più elevata concentrazione di diciamo consumatori eccessivi, eccedentari, 6 bicchieri in un'unica occasione, e che deve chiaramente far ripensare un attimo anche i comportamenti e anche le politiche da adottare, perché come potete vedere il trend dei binge drinkers non è che sia quello che faccia sperare in una rapida riduzione dei livelli che noi andiamo a rilevare. Le ubriacature incrementano con l'età, ovviamente, arrivano fino a 24 anni, poi probabilmente si mette giudizio, ma si entra nel mondo del lavoro e quindi si riesce bene o male a interagire con quelle che possono essere delle normative di tutela di sicurezza del lavoro, come previsto dal decreto del 2006, che prevede dei controlli ancora inferiori ovviamente nei luoghi di lavoro per tutelare soprattutto l'incolumità a terzi. È una normativa ancora in fase di sviluppo per quanto riguarda lo sviluppo di linee guida nazionali che ci si auspica possano essere appunto consolidate in conferenza Stato-Regioni. Si potrebbe parlare molto del bevi responsabilmente, io qui mi limiterò a sorvolarlo questo argomento, anche perché il messaggio centrale è bere una responsabilità, bevi è un imperativo che non dà molti margini alla persona. Ed è chiaro che parlare di informazioni valide e oggettive significa contrastare anche quella che è la evidenza di 309 milioni di investimenti pubblicitari ogni anno in Italia per le bevande alcoliche contro il milione di prevenzione che si spende per la appunto riduzione dei problemi alcol correlati. È un modello di informazione, di prevenzione, di riabilitazione, di cura, che chiaramente deve portare anche a ripensare l'autoregolamentazione, che sicuramente non è affine o attinente a quelle che sono le direttive comunitarie, che ci dicono di non richiamare elementi di successo o di non favorire il consolidamento di una immaginazione collettiva, soprattutto tra i giovani, di qualcosa, dell'uso di una sostanza che possa dare elevate performance. Il marketing delle bevande alcoliche è stato dimostrato favorisce l'avvio al consumo alcolico e incrementa il consumo alcolico tra i giovani. È la prima causa di morte tra i giovani, purtroppo, in tutta l'Unione Europea, è l'incidente alcol correlato. È su questo che bisognerà appunto soffermarsi, perché su queste politiche, a fronte della evidenza che il 25% degli incidenti è causato dall'alcol, e soprattutto a fronte anche di quelle che sono le nostre capacità di modificare i comportamenti attraverso le norme, l'abbassamento a zero del consumo di alcol ai minori di anni 21, a chi non ha meno di 3 anni di patente, è un segnale di civiltà e di tutela e non un segnale di proibizionismo, come molti invece si sono affrettati a magari sottolineare. Quindi 0 grammi significa sicurezza 100%. 0 grammi alla guida significa che se io ho bevuto devo aspettare almeno 2 ore per ciascun bicchiere consumato e sono nella perfetta idoneità psicofisica per mettermi alla guida senza andare ad impattare contro qualcuno e senza mettere me stesso o qualcun altro a rischio di una mortalità prematura o peggio ancora di un'invalidità. Non esistono limiti sicuri di consumo alcolico. Il rischio esiste non solo per i giovani ma anche per gli anziani, come potete vedere appunto agli estremi della curva degli morti per incidentalità stradale, ed è qualcosa che bene o male deve far pensare, perché il picco dell'incidentalità stradale avviene dopo le 18, la maggior parte dei numeri avviene di notte, dei morti avviene di notte, ma il picco dell'incidentalità stradale dopo le 18 è sicuramente legato alla disponibilità di bevande alcoliche che si viene a registrare oggi come oggi in tutti i contesti sociali e di aggregazione. È un uso dell'alcol che quindi va un po' oltre la convivialità, che rasenta la trasgressività, che rasenta la sperimentazione, che probabilmente interessa anche un po' la sperimentazione da parte dei giovani, ma che poi degenera in quello che è l'extreme drinking, instillarsi la vodka negli occhi, oppure assumere alcol come unica fonte di calorie per poter andare avanti, come avviene nelle drancorressiche, fenomeno in estrema evoluzione in Italia. In buona sostanza, quello che oggi come oggi la cultura sociale e i social network ci propongono sono anche fenomeni di questo tipo. La cirrosi epatica è un traguardo e non una malattia, che è qualcosa che non vorremmo chiaramente vedere formalizzato dai nostri giovani.
E per fare questo, per contrastare tutto questo, c'è bisogno di informazione. Sul sito di Epicentro trovate tutti gli elementi di informazioni che sono utili in tutti i contesti sociali, sanitari, ma oltre all'informazione, le campagne di prevenzione, quello di cui c'è bisogno è ricerca, cosa che come Istituto Superiore di Sanità ci sforziamo di fare per fornire elementi di decisione politica a quelle che possono essere rinnovate strategie che prendono in considerazione le 10 fondamentali azioni che l'OMS oggi come oggi ha adottato nella strategia globale per quanto riguarda il contrasto al consumo rischioso di alcol. Ed è quello che facciamo anche attraverso la formazione dei medici in generale e degli psicologi per quanto riguarda identificazione precoce e intervento breve. E attraverso un modello che è stato adottato dalla Commissione europea, dalla Comunità europea e che troverà discussione anche nella prossima conferenza internazionale sull'intervento breve che io stesso ho organizzato come presidente qui a Roma a settembre e che troverete chiaramente disseminato sul sito web appunto anche dell'Istituto Superiore di Sanità e che bene o male ci fa capire che tutti i gap di cui noi abbiamo consapevolezza sono legati ad una carenza informativa soprattutto da parte del medico. Come potete vedere in Europa solo il 30% in Italia dei medici sa di cosa stiamo parlando per identificazione precoce e intervento breve. Quindi c'è una grave, un'urgenza formativa che andrà colmata attraverso quelle che sono implementazioni di questo progetto del programma IPIB, identificazione precoce e intervento breve, che segue un approccio di salute pubblica, che cerca di fornire delle politiche di supporto, che cerca di modificare anche quella che è la cultura, alcol-dipendenza verso consumi rischiosi o dannosi, identificazione precoce verso il trattamento tradizionale, una prospettiva di salute pubblica verso quella invece una prospettiva un po' più individuale. Quindi si attua allo stato attuale un vero e proprio rinnovamento di questa cultura tradizionale che vede attraverso strumenti standard come l'audit, l'attuazione, l'identificazione di coloro che possono essere riportati in 5 minuti verso un comportamento, essere aiutati a cambiare, people change. E attraverso delle metodiche e tre domande che dobbiamo integrare nella pratica quotidiana clinica, che sono chiedere quanto si consuma, con quale frequenza e quanto spesso capita di essere intossicati. Si chiama Audit C, è qualcosa che si presta anche all'autocompilazione ed è qualcosa che andrà implementato ancora maggiormente a tutti i livelli, come strumento validato e soprattutto come strumento di supporto, come sappiamo, per quanto riguarda la corretta identificazione dell'intervento di cui abbiamo bisogno. Intervento congruo che sappiamo essere risolutivo in 1 su 8 dei soggetti che ricevano appunto l'intervento breve. In questa maniera si cercherà di fermare l'incremento degli alcol dipendenti, da sempre oramai in salita, soprattutto per i più giovani, nella classe di età compresa tra i 20 e i 29 anni, e soprattutto si potrà pensare anche a una riorganizzazione del sistema strutturale, dei servizi di alcolologia, che hanno importanza in termini di salute pubblica. La salute pubblica, chiaramente, che è una salute pubblica che deve sfuggire alla tentazione di seguire la logica delle convenienze per supportare maggiormente la logica della tutela della salute, della promozione della salute piuttosto che la promozione del prodotto, nel rispetto dell'etica, sicuramente non solo istituzionale, ma anche ovviamente deontologica, di noi operatori della salute e nel rispetto di se stessi e degli altri. Qualcuno potrebbe dire che non è molto, beh, però ciascuno ogni giorno può fare qualche cosa perché questo accada. Vi ringrazio e tutti invitati all'Alcohol Prevention Day il 18 aprile qui in Istituto Superiore di Sanità. Vi auguro una buona giornata.